Quando si parla di solidarietà, anche voi ci siete, alziamo subito le mani. Sì, ci siamo, ma non solo noi, grazie a Dio ci sono tutti gli artisti che questa sera saliranno sul palco insieme a noi, che ci regalano la loro presenza, e lo dico con grande piacere, totalmente a titolo gratuito, e questo è bellissimo. E normalmente quando l'ospedale pediatrico Meyer chiama, Firenze risponde con questa grande solidarietà e questo grande affetto. Da parte nostra noi cercheremo di cucire questa serata, è una 19ª edizione importante, Veronica mi affianca già da diverse edizioni ed è un piacere, un onore avere al mio fianco, ma soprattutto è bellissimo sapere che il pubblico presente in sala viene non solo per assistere ad un bellissimo spettacolo con l'attenta regia di Aurelio Patella, ma soprattutto perché l'evento importante è quello legato alla solidarietà, quindi al reparto di oncoematologia dell'ospedale Meyer di Firenze. Te Veronica, come ti senti prima di iniziare questa grande serata? E poi si percepisce anche quando si parla di solidarietà, lo dici con tanto feeling? Ma allora guarda, stasera è una serata veramente speciale, prima di tutto perché, come diceva Stefano, in realtà le mie edizioni si ricordano da un giorno che già per me era molto speciale, te lo ricordi? Verissimo, pensate che il giorno dopo lei si sposava quindi... Quando mi disse, dice, io ci sono, ma ha detto Veronica, ma domani ti sposi? Non importa, non posso mancare, quindi che cosa devo dire? È più importante. La prima edizione è stato il mio addio al nubilato, diciamo così. No, però bellissimo, quindi solidarietà, ovviamente parliamo di Meyer, parliamo di bambini, ognuno faccia quello che può dare, può fare, quindi questo è veramente il minimo. Ci si sente bene, perché è una serata comunque dove ci si diverte tanto, una bella serata, Hobby Hall esaurito, quindi ovviamente un pubblico che sarà caldo, incandescente, e allora, non lo so, divertiamoci, cominciamo, no? Noi ce la mettiamo tutta, grazie agli amici di Smart TV, un abbraccio grande e state con noi, mi raccomando, ciao! Grazie a voi! Grazie! Guarda, a parte che il Meyer è un'istituzione che per noi fiorentini è veramente qualcosa di intoccabile, nella fattispecie questa è una cosa un po' nata così, solo qualche giorno fa, e mi ha fatto piacere perché io ho fatto una volta girotondo per il Meyer, ma esattamente la bellezza di 25 anni fa, e mi ricordo che presentai per la prima volta forse a un pubblico la forza della vita, cioè nel senso comunque fuori da quello che era, e quindi stasera farò una cosa carina, perché carina almeno per me, insomma, vediamo se sarà sopportata, ma farò una piccolo me dei brani di quell'anno, e in realtà farò poi sentire le ultime cose che ho fatto, però è un piacere essere qui, perché insomma, vabbè, il Meyer, chi ci vede, chi ci ascolta sa benissimo di cosa si tratta, insomma, anche con la Nazionale Cantanti, insomma, abbiamo fatto tante cose, poi essendo padre di un figlio ormai grande, ma insomma anch'io ho usufruito dei benefici di questo ospedale all'epoca. Perfetto, grazie mille e buona serata. Grazie anche a voi, ciao. Non è cosa facile, l'applauso grandissimo! Aurelio! Allora, se cortesemente possono arrivare i fiori, allora, contanti per quanto riguarda il centro di ricerca regionale oncologica infantile presso proprio l'ospedale Meyer. Eh sì, continuiamo con i progetti, insomma, già portati avanti nelle precedenti edizioni, poi entreremo ovviamente nel merito con chi di dovere. Intanto voglio ringraziare chi
mette in scena tutto questo, oltre ovviamente al nostro regista e l'associazione Giro Tondo per sempre, quindi facciamoli un grande applauso. Allora ciao a Bordeaux, va bene? Ciao a Bordeaux! E poi vabbè Italia 7, Radio Fiesole, ho visto Firenze Magazine Web, Smart TV, insomma tutti coloro che ci accompagnano, tutti gli sponsor di questa sera. Noi Sara Funari, devo dire, la vediamo costantemente, siamo felicissimi, perché vuol dire che sei sempre presente agli appuntamenti importanti della città. Sono felice io di essere qua con voi stasera come in tutte le altre belle serate, anche perché una cosa va detta, queste due meravigliose persone sono sempre in tutti gli eventi importanti del mondo della solidarietà della nostra città, però per cui un grande applauso vorrei ringraziare, se vorrei essere molto rapida, ma vorrei fare intanto un ringraziamento enorme a questo meraviglioso coro che ci ha un po' emozionato in questa apertura di serata, vedere tanti bambini e bambine così meravigliosi cantare su questo palco è un'emozione straordinaria, ancora più straordinaria perché l'apertura con i bambini. Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere tornare qui su questo palco per il Meyer, l'ho fatto la prima volta ben 25 anni fa, nel 1992, dove avevo da poco inciso queste canzoni che mi ricordo all'epoca fu forse la prima volta che le eseguì di fronte a un pubblico in uno spettacolo, e vorrei farlo anche stasera magari in un modo un po' diverso, solamente con il piano e con la voce. Sono le persone inutili, gente che non riesce a vivere, che non mostra i denti e i muscoli, che si arrende prima o poi. Sono le persone inutili, le più bene, le più umili, che non troveremo mai sui giornali o nei cortei, ma che amano ogni giorno molto più di noi. Ma non lo sapranno mai, e nel loro paradiso. Rappresentante dell'ospedale Meyer, il dottor Claudio Favre, direttore del reparto oncologia pediatrica del Meyer. L'applauso! Maura Calvani, eccoci qua, responsabile del reparto di ricerca. Buonasera, buonasera, ben arrivata. E il dottor Franco Bandi, direttore del reparto di immunematologia. Eccoci qua, completi. Ma Franco, buonasera. Allora, andiamo un attimino più avanti per non essere in ombra. Bravi, perfetto, questa è la posizione ideale. Bene, Presidente, a lei il piacere naturalmente di salutare il pubblico presente. E lo faccio sempre molto volentieri, ma molto molto volentieri. Innanzitutto buonasera, benvenuti e grazie per essere qui questa sera. Vedo che come tutti gli anni ovviamente non mancate mai a questo appuntamento, che è sempre un appuntamento molto importante, e vi voglio ricordare che grazie alle vostre offerte, grazie alle offerte dei nostri sponsor, grazie alle offerte di chi ci aiuta durante tutto l'anno, abbiamo raggiunto già gli scopi che ci eravamo prefissi per quanto riguarda il Clinimax Prodigy e il Quantum Studio 5, e poi dopo ci saranno i medici che parleranno di questo, e il prossimo progetto che andremo a portare avanti, che poi vi spiegheranno i medici qui sul palco, è per il nuovo centro di ricerca regionale sui tumori oncologici, per cui noi porteremo avanti una borsa di studio di 12.000 euro
e l'acquisto di reagenti e strumenti che servono, diciamo, per la ricerca di altri 18.000 euro, per cui quest'anno ci impegniamo per 30.000 euro. Sicché bello, bello, bravo. Fare, e grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie, grazie Presidente, bene. Insomma, tanti anche i progetti, voglio dire, non è facile ricapitolarli, però magari lo facciamo insieme al dottor Claudio Favre, che ci può ricapitolare cosa è successo dall'anno scorso dove ci siamo salutati. Intanto ringrazio il Girotondo, ringrazio voi presentatori e tutti i presenti che ci hanno sempre aiutato. L'altro anno siamo venuti con entusiasmo a portarvi dei progetti e quest'anno vi facciamo vedere, non so se è possibile, che abbiamo raggiunto già un grande scopo. Abbiamo inaugurato il nuovo laboratorio di ricerca di oncoematologia pediatrica. Ecco, vediamo alle nostre spalle la slide proiettata. Grazie ai vostri fondi e il Meyer ha contribuito insieme al Girotondo e a questo. Avete capito perché abbiamo bisogno del vostro aiuto. Mamma mia, complimenti, davvero, sono sempre materie molto difficili. Ora ti prendo il microfono e vado invece a chiedere di spiegarci un compito, insomma, non facile perché deve essere molto comprensibile a tutti, il Quantum Studio 5. Che cosa fa? Ok, allora, a me piace andare a rappresentare anche poi gli obiettivi raggiunti, per cui è giusto poi riportarli. Ecco, con questa macchina, una macchina da, così si chiama, da real time PCR, non fa altro Presidente, grazie. Fermila! Va bene, va bene. Il teatro Obi-Wan. Un padrone di casa molto accogliente, va bene? Sì. Ma ci troviamo, guarda caso, all'Obi-Wan. Infatti, ci sarà un momento importante. E vorrei aggiungere che grazie, ovviamente, oltre a tutti gli altri contributi che ci sono arrivati e che ci arriveranno, il contributo di Obi, che quest'anno ha fatto, ci permette di arrivare molto velocemente al completamento del progetto del 2018. Bene. Veramente grazie. Grazie. Allora, consegniamo, leggiamo la motivazione sulla targa a Obi Italia, grazie per la sensibilità dimostrataci. Firenze, 7 aprile 2018. Grazie! Bel premio, solidarietà! E amici, calco questa voglia di fare qualcosa di diverso, in questo caso... Thank you.
Girotondo per sempre è un'associazione che io ho seguito fin dal suo costituirsi, e anzi parte da lontano, prima ancora era il Girotondo per il Maier, ancora prima Noi per Voi. Ermanno Piani e l'attuale presidente Stefano Boccalini sono persone che con costanza in questi anni hanno svolto una funzione fondamentale di raccolta fondi. Leggevo che dal 2000 Girotondo per sempre ci porta a quasi 500.000 euro, per l'esattezza poco più di 430.000 euro. Il tutto per una ricerca verso il contrasto alla lotta contro i tumori, che ogni giorno come una formichina segna un passo avanti, un passo in più. Ma per le ricerche, per gli esperimenti, per finanziare i borsisti corrono risorse, e indubbiamente questo avviene con associazioni quali Girotondo per sempre, che col volontariato e la dedizione delle persone che vi sono dietro riescono a trovare quello che manca al pubblico, le risorse per finanziare la ricerca. E il pubblico qui non ci manca. Devo dire che tutti gli anni questo appuntamento al Lobby Hall è qualcosa di straordinario. C'è dietro Ermanno Piani o Stefano Boccalini la preoccupazione di non riempire, ma poi quando arriviamo al giorno fatidico vediamo quanto Firenze, di fronte alla solidarietà, sa rispondere in modo molto concreto. Sì, allora stasera siamo qui per il Girotondo per sempre. Ant deve essere necessariamente presente perché si sta parlando dell'ospedale Maier. Noi, come molti sanno, siamo già attivi da circa 12 anni con un meraviglioso progetto che è stato pensato per i bambini, il progetto Bimbi in Ant. Quindi da 12 anni ci prendiamo cura qui a Firenze, spesso collaborando proprio con l'ospedale Maier, dei più piccoli che combattono contro il tumore. Quindi non potevamo che essere presenti a questa serata, tra gli altri quasi tutti i membri del Girotondo per sempre sono anche nostri amici, Stefano Baragli e Veronica Maffei che presentano, sono anche presentatori dei principali eventi ANT, quindi era un obbligo sia come cittadino sia come fiorentino, ma soprattutto come rappresentante della Fondazione ANT.